Ed eccoci cari amici di nuovo insieme su Diablo per il nostro, se i calcoli non mi ingannano sempre, undicesimo episodio. Dunque, dobbiamo entrare qua dentro. L'oasi l'ho girata e ho trovato finalmente le rovine dimenticate, ciò che non riuscivo a trovare nell'altro episodio. E abbiamo un Sono diario. d'accordo. Bisogna fermare Cullen, il rinnegato. Egli intende duplicare il potere delle pietre e usarlo per i suoi fini. È ossessionato dal potere del paradiso e dell'inferno. Ma attirando la loro attenzione non faremo che condannarci da soli. Questo non ha mai scritto in questo. Allora ragazzi, questo è il nuovo set di livello 50 che abbiamo equipaggiato, a parte le spalline che sono, qua ti ho fatto vedere Eccellenza un attimo che ho fatto con gli altri personaggi, queste qua che sono leggendarie come vedete, quindi ecco qua, quindi Devo avanziamo, avere un arriva subito cadavere. la roba epica, Voglio cioè proprio cominciamo quello. l'episodio col botto come si dice. Ecco, lanciamo di contro il nostro golem. Come vedete, il nemico non ha intenzione di darci così tanta tregua. Ok, fuga di nettili. Erzek Porca Nera è il nostro nemico, questa specie di Questo mi serve elementale un cadavere. gigante, tipo quello di Warcraft, alla fine sempre Blizzard, quindi l'arma è No. sempre la stessa, abbiamo sempre la spada selvatica, quella con la lama verde, come vedete, è leggendaria, ma spero di cambiare un qualcos'altro, dovrei andare. Purtroppo le falci che posso craftare rimangono a livello 60. Troveremo altre così. Ecco qui, perfetto, abbiamo trovato anche dei guanti nuovi. E la mia paura è quella Cormac, che troveremo altri Mi nemici serve in un questo modo. cadavere. Quindi, Ricarica non è terminata. malediciamo i nemici sempre per il nostro trofeo. Quindi mi vedrete giocare con le maledizioni ancora per un po', purtroppo. E saliamo di qua. E dobbiamo cercare, sperando di trovare subito la strada, perché già i nemici sono ottici da buttare giù in questa modalità. Siamo sempre, vi ricordo ragazzi, in maestro, non abbiamo ancora varcato quella soglia che ci manda in tormento. Abbiamo fatto un Mi livello serve un girandolo cadavere, oggi, non un è livello e possibile. mezzo, sono di 50 adesso, infatti il set che sto usando è di 50 del fabbro. Serve più tempo. Vostra morte si avvicina. Ok. Non è possibile. Un goblin, ragazzi. Temo proprio di no. Dobbiamo continuamente colpirlo. Ecco, ma perfetto, i nostri scheletri hanno fatto il loro dovere, abbattendo il goblin. Questo mi serve un cadavere. Quindi vi ricordo che c'è anche un obiettivo, un trofeo, che richiede la distruzione di 500 goblin furboni, quindi anche lì ne fare 500, quindi anche lì ne abbiamo da fare. Si fa ragazzi come trofeo, è che è lungo, come tutti i trofei di Diablo. Quindi piano piano gli sto facendo i vari trofei, anche perché adesso che ha finito Death Stranding sto riprendendo in mano seriamente Diablo. Proviamo a scendere ragazzi, vediamo di qua. Ok, Devo avere un cadavere. abbiamo maledetto un po' di nemici. Temo proprio di no. Ok, allora proviamo a proseguire in questa direzione, sempre interno all'8, vi ricordo.
comunque sto notando che i danni vanno un po' meglio da quando ho cambiato shelter. Allora, proseguiamo di qui, dunque, guardiamoci bene attorno, prendiamo strade a caso come sempre. Guardate questo, uno spadone a due mani, ragazzi, azzurro come colore, però ci ha aumentato il DPS veramente molto, quindi vedi tre tacche. La ricarica non è terminata. Tutti devono servire il ciclo. Sì, sì, tutti. Lo dicono i sacerdoti di Rathmar. Tutti un bel branco di non morti. Mondo di non morti, Mi serve un cadavere. Ok, abbiamo i nemici elite. Questi fanno anche la pozza, ragazzi. Ok, ho provato una rotolata perché mi sembrava che si fosse buggata. Perfetto, ragazzi, livello 51. Abbiamo il golem di sangue che vorrei provare subito perché è da molto che lo voglio. Quindi si sacrifica curando il necromante e si ricostruisce. Quindi ecco qua il golem di sangue. Vedete, si sacrifica, ci cura. Quindi è buona come cosa. Non lo posso fare. Ecco, vedete che qua. Abbiamo trovato un hit, come vedete. Alof il mostro, questo è il suo nome. Usa 9 di ghiaccio che sono molto pericolose. No, è andato Alof il mostro, dai. Buono, buono. Proseguiamo di qua. Allora, qui si torna praticamente indietro, quindi io direi di scendere. Scendiamo, battiamo questi e scendiamo. In qualche modo si dovrà proseguire. Come vedete, anche in questo caso sto veramente visitando tutta la rovina e non sto trovando la strada. Come è un classico. Quindi sembra proprio che devo perdere tempo nei gameplay di Diablo io. Quindi infatti non mi metto a visitare tutta la rovina, cioè bene o male cerco di trovare subito la strada, però ogni volta questa sfortuna ci perseguita pesantemente, è quello che c'è da vedere. Proviamo a scendere di qua, signori, vediamo se siamo più fortunati. Non è possibile. Ok, usiamo i cadaveri, penso ne generano altri. E anche qui, ragazzi, è chiuso, quindi dove posso andare ancora? Là, ok. Cioè, rendetevi conto il livello di sfortuna che sto avendo in questo gameplay.
Stiamo girando, girando e controgirando e non trovo mai le strade. Più che altro nel primo atto siamo andati leggermente bene. È proprio da questo punto in poi che dall'Oasi del Gur non sto riuscendo a trovare strade. Vi sto buttando via complete registrazioni, me ne rendo conto e me ne scuso, però è comunque un gioco molto di fortuna, Diablo. Ecco qua, guardate dov'era. Temo proprio di no. Isolate alla ricerca dell'archivio nascosto di nessuno mi Purtroppo non si sente niente di quello che dicono, ragazzi, però, perché ci sono i rumori di battaglia. Speriamo solo di non essere intervenuti troppo tardi. Comunque, il golem di sangue non uso mai le sue abilità, quindi io credo che il golem d'osso sia la nostra scelta migliore, eh. Ok, dobbiamo tornare all'oasi di Dal Ghul. Perché? E dobbiamo parlare con Adria all'accampamento nascosto. Se continui a trattenerti, non migliorerai mai. Lea, tutto bene? Sì, penso di sì. Mi spiace forzarti, ma alla fine sarà la scelta migliore. Quindi vedete Adria che stava addestrando Lea. Lea, lancia l'incantesimo che ti ho insegnato. Sono di nuovo vivo. Zoltun Kulle, devi attivare la pietra nera delle anime. Ci serve per intrappolare gli ultimi due signori dell'inferno. Riconosco la tua voce, straniero. Mi ha tormentato nella morte così come mi ha comandato in vita. Tyrael. Ebbene sì, ma in spoglie mortali. Ah, il fato è capriccioso. Ok, ragazzi. Abbiamo ottenuto un pugnale e abbiamo nuova lore da esaminare. Quindi partiamo dal nostro fabbro. Cos'è successo nel tempo che hai trascorso con i vicini? Quando ci unimmo alla carovana, eravamo solo due anime perdute. I vecini pensavano che fosse insopportabilmente romantico. Due amanti in fuga dal loro passato. Credo che potessero anche aver ragione. Una mistica che viaggiava insieme ai vecini riconobbe subito il talento di Mira. Restammo con loro per un po', finché Mira non ebbe imparato abbastanza. Con quel viaggio ci innamorammo. E ci sposammo. Non sono mai stato più sicuro di qualcosa che non fosse il mio amore per lei. Deve aver usato un incantesimo molto potente su di te. Lasciamo stare. Ok, allora parliamo con Tyrael. Hai mai affrontato Belial? Non in campo aperto. Non è mai stato il tipo da condurre un esercito. Si nasconde sempre nel suo mento. Disce trame e complotti con la stessa facilità con cui tu la leggi il cuore. Zio Dekar mi manca molto. È dura andare avanti senza di lui. La sua anima è in pace. Di questo sono certo. Grazie. Adesso torno alle mie ricerche. Tanti anni fa, dopo essere sopravvissuta alla devastazione di Tristram, ho giurato vendetta contro Diablo e la sua razza. Ho sacrificato ogni cosa per essa. Questo è il mio cammino. E io lo seguirò fino alla sua sanguinosa fine. Lea è una persona che si fida molto degli altri, vero? Il suo è un cuore gentile. Non potreste essere più diverse. La gentilezza non ci aiuterà a sopravvivere in questi tempi bui. Il signore della menzogna è scaltro. Indossa molte maschere per nasconderci la sua natura cangiante. Ma noi avremo un vantaggio su di lui, la pietra nera delle anime. Belial teme il suo potere, poiché già in passato i suoi fratelli non hanno potuto nulla contro le pietre dell'anima e sa che anche lui potrebbe finirvi imprigionato.
Ora anche Adria ci ha detto tutto, ma abbiamo i nostri compagni che forse possono snocciolare tra loro. Sai cos'è successo alle tue sorelle? Avrebbero dovuto risvegliarsi anche loro, ma la loro missione è già terminata. Che cosa vuoi dire? Prima di incontrarti ho cercato le due che dovevano trovarsi più vicine. Giacevano morte e mutilate nelle loro stanze. Quanto a quelle più distanti, temo il peggio. Come sono morte? C'erano tracce di magia demoniaca sulle loro ferite. Eppure il profeta avrebbe potuto proteggerle. Dove è andato? Allora, parleremo con il gastofante, Lindon. Sei mai stato innamorato? Ah, sì. Quella irragionevole cui accennavo prima. L'ho amata con tutto il mio cuore, prima che diventasse nero come il carbone. Che ne è stato di lei? Beh, ha fatto ciò che fanno tutte le donne irragionevoli. Ha sposato l'uomo sbagliato. E tu non hai fatto nulla? Non sarebbe stato facile. Lo sposo era mio fratello. Allora, quindi... Sapevo che avresti avuto bisogno di me. I Templari non hanno niente da dire, prendiamo il nostro restofante e parliamo con Zoltun Kulle. Finalmente andiamo avanti. Ti darò la pietra nera delle anime, ma in cambio dovrai farmi tornare integro. Sei stato infido in passato. Come faccio a sapere che una volta resuscitato del tutto non sarai una minaccia ancora più grande? Non puoi saperlo. Quindi devi chiederti cosa sei disposto a rischiare per salvare questo sventurato mondo. Tutto. Ah, sta bene. Per iniziare devi recuperare il mio sangue dai sotterranei in cui è stato nascosto. Li troverai nelle sabbie desolate, oltre l'acquedotto. Vengo con te. Dovremmo ok, Lia ci accompagna. Forse avrà qualcosa di utile da dire. La metto nel tuo sacco. Andiamo all'oasi di Dalkur. Sei un tipo interessante, sai. Mi chiedo se i tuoi amici sappiano chi sei veramente. Non ho tempo da perdere con le tue insinuazioni. Oh, tutto sarà svelato al momento opportuno. Ok, mi pare che andasse di qua. Cadavere. Prima questa porta, se venite qua, senza svolto un culo, è chiusa. Ve la deve per forza aprire lui. Sono in grado di aprirti la porta. Ok, entriamo nell'antica chiusa. Ancora voi. Non c'è tempo per i convenevoli. Credo di aver scoperto la reale identità di Belial. Ci sono molto vicino. Ma ecco ciò che devi sapere. Per trovare il sangue di Kulle, dovrai attraversare l'acquedotto. Ci sono due leve che controllano l'ingresso sotto la cascata. Abbiamo altri dialoghi con l'imperatore. Avete localizzato Belial? Non ancora. Ma ho delle idee. Non è facile. Giorno e notte sono sotto lo sguardo dei miei consiglieri e di molti altri. Lo troverò. Vi dilettate anche di magia, credo. Mi tengono sotto stretta sorveglianza e non posso lasciare il palazzo. Ma ho rubato un amuleto che ho visto usare un ambasciatore Viserei. Non ho molto tempo, però. Devi trovare la pietra. Lascia che mi occupi io di Belial. A me pare che non ci stia dicendo tutto, giusto? Ok. Canale occidentale, ragazzi, passiamo di qua. La presenza è stata qui prima di noi. È Belial. Finché vivrà tutta Caldeum, resterà soppassente. Zio Dekar sosteneva una teoria secondo la quale i signori degli Interi si lasciano dietro demoni come noi lasciamo il nostro incontro. E tu la pensi così? Sì.
Più studio i libri di mio zio, più mi rendo conto che persino io non davo il giusto peso alla sua saggezza. Ok, cominciamo. Cadavere. Non lo posso fare. Più pulita di quella delle folle. Allora, qui ragazzi devo andare sempre a caso, sperando di beccare almeno stavolta il punto giusto, diciamo. Guardate quanti nemici. Prima di andare alla ricerca di artefatti perduti insieme a Zio Deca, anche se si correvano dei rischi. Inutile trascinarlo via da eserciti di scheletri, perché non voleva abbandonare il falso effetto a razzo col grosso. Temo proprio di no. Allora, continuiamo, ragazzi. Lea ricorda i bei tempi, con Dettera, l'avete sentito, che lo trascinava via dagli eserciti non morti. Siamo proprio di noi. Ma secondo il nostro amico Cormac, il mondo è un posto migliore quando ammazziamo solo un non morto. A quando ce ne sono, in sto mondo di non morto pieno. Non è possibile. Comunque un mondo oscuro e malvagio, quello di Diablo. Mentre è un'ambientazione che mi è sempre piaciuta. E stiamo cercando un po' di snocciolarla, no? Un nuovo evento. Ci li traditi. Non lo posso fare. Oh, questo pare forte, ragazzi. Ne arrivano altri, non si vogliono lasciare tregua, nemici, a quanto pare. Non è possibile. Ricordiamoci che abbiamo la runa. Temo proprio di no. Non abbiamo cadaveri da usare, incredibile. Temo proprio di no. Ok, in qualche modo siamo riusciti a fargli un DPS sufficiente a farlo fuori. Come vedete, anche in questo caso non stiamo trovando la strada. O comunque vedo che sto prendendo molti di colcetti, questo intendevo. Non è possibile. Ah, parecchi nemici, veramente tantissimi nemici oggi in queste rovine e soprattutto molto forti. Ecco qua, evento concluso, ragazzi. Io non sto vedendo neanche questa grande esperienza, però, che stiamo guadagnando. Dovrei alzare la difficoltà, ma già faccio fatica così, quindi non mi pare il caso. Temo proprio di no. Spero di arrivare anche ai 5.000 nemici distrutti a breve. La grande biblioteca di Caldeum in tutta calma. Allora, proviamo di qua. Non lo posso fare. Lo stiamo facendo fuori con le maledizioni. Non basta mai. Questo mondo non vi vuole più. Thank you.
proseguiamo. Ok, sembra che dobbiamo salire di qua, credo, per avanzare, no, proprio per nulla. E vedete, la mia orientamento, ma più che altro la mia capacità di sbagliare strada è sempre eccelsa. Non lo posso fare. Non che sia un vanto, sì, sicuro. Stiamo poi affrontando veramente miriadi di non morti. No. E siamo anche vicini al nostro tempo limite di registrazione, quindi sto cercando di avanzare più velocemente possibile per quanto mi è concesso. Ok, passiamo di qua. Ed eccoci qui. Qui c'è la prima chiusa. Dobbiamo tirare la seconda leva. Esatto, Lea. Perché mettere una bella leva proprio qua sotto? Ma non lo so, Lyndon. Comunque ragazzi, siamo quasi a tempo limite, io taglierei qui, chiuderei con qualche minutino di anticipo. Se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciate like, oppure come vi chiedo sempre, iscrivetevi al canale per sapere quando metto online una nuova parte di Diablo 3, il nostro prossimo episodio, che dovrebbe essere il 12esimo, che se riesco vi registro adesso. Alla prossima ragazzi, ciao ciao a tutti e grazie di aver visto il video.